rassegnarci che nella vita ci sia anche qualcuno che deve fare dei lavori manuali, come se questo non fosse pienamente e totalmente dignitoso e non fosse parte complessivamente dell'economia. Secondo me, la dignità del lavoro manuale. No, beh, però insomma il ragionamento chiaramente a me questo genere di sentimenti produce. Mi perdono. Sì, stiamo facendo un discorso di politica industriale. Un pochino più complicato, se permette, ministro. Sì, sì, no, ma figuriamoci, non siamo qui. Lei ha detto che non bisogna No, ma io non sto generalizzando, dico contesto francamente, insomma, la lettura che io do da quello che lei ha detto, insomma, io non sono d'accordo, dopodiché ognuno ha le proprie scelte, io non giudico nessuno, figuriamoci. Lei sta sostenendo la tesi secondo cui gli indirizzi di politica economica basati su abbattimento dei salari, basati sulla idea che avremmo dovuto in qualche modo favorire la piccola e piccolissima impresa. Io sono d'accordo e rassegnarci sul fatto a questa idea che noi, è stata una scelta d'accordo buona. Sul fatto che l'ossatura dell'economia italiana sia stata e sia un'ossatura data dalla piccola e dalla media impresa, che sia un'ossatura data che in periodo di globalizzazione noi siamo in grado di competere sulla specificità, sulla qualità dei nostri prodotti e non sulla quantità dei nostri prodotti. Non ci lamentiamo poi se i francesi fanno acquisizioni.